colpire il territorio russo in profondità. L'Ucraina ha ottenuto questo permesso. E perché allora Mosca dichiarano su tutte le piattaforme che stanno aspettando i missili americani? Sembra che Putin cerchi il pretesto per presentare l'invasione russa all'Ucraina come la guerra contro la NATO. Beh, a lui piacerebbe. Il dittatore russo da quasi 3 anni cerca di occupare il Donbass ucraino e allo stesso tempo non controlla l'oblast russo di Kursk. Ma allora come vuole negoziare? Io sono Katia Nesterenko, giornalista e conduttrice ucraina. Iscrivetevi al mio canale YouTube per comprendere cosa sta succedendo a Kyiv e nel resto del mondo. Come è cambiato lo scenario di guerra e quali segnali stanno già inviando i leader del mondo civile? Tutte queste domande, e non solo, le ho fatte al politologo ucraino, esperto degli affari esteri, laureato all'Università Cattolica Gregoriana di Roma e uno dei miei cari amici, Taras Semeniuk. Taras, ben trovato sul mio canale YouTube, ti saluto. Ti saluto anch'io, cara mia. Dai, parliamo di quello che sta succedendo negli ultimi giorni. TACAMS, Storm Shadow, altri tipi di missili a lungo raggio. Tutto questo fa innervosire ovviamente il governo russo. Secondo te, come cambierà la guerra dopo il sì all'Ucraina, cioè il permesso di colpire in territorio russo in profondità? Direi chiaramente non si sa adesso sì o no, perché vediamo che Gran Bretagna ha detto sì, che lei è pronta di dare Storm Shadow a long distance rocket. Questo significa che questo potrà essere prima di l'ultima conferma, perché l'ultima conferma deve essere da Stati Uniti. Ma Stati Uniti sempre nel suo ruolo. Loro danno l'ultimo ok dopo quando tutti hanno dato ok, cioè questo è stato fatto, abbiamo visto la stessa strategia con aerei F-16, cioè significa che questa è una strategia di Stati Uniti, secondo me, di non dare tutto a un punto, però dare un po' di più step by step, quello che se come dicono americani, che si potrebbe essere o usare nella fronte basandosi sui visioni geopolitici, come funziona. Per dare Macam, lo stesso anche funzionerebbe per F-16. Prima che Biden, presidente statunitense, deve dare l'ultimo ok per i missili di long distance, prima di tutto i militari di due parti, Ucraina e Stati Uniti, loro cercano di capire cosa si può trovare, quale si può usare, quale missile si può usare per, diciamo, distruggere quelli punti militari che stanno al territorio russo. I militari pensano molto semplicemente nero o bianco, non c'è viceversa, non c'è gold middle, c'è o bianco o nero. Cioè, e loro hanno detto, per trovare quello che vogliono ucraini, noi dobbiamo dare a loro, diciamo, ATACMS che possono andare oltre di 300 chilometri. Non solo ATACMS, si tratta anche per i missili GLSM, quelli che possono andare oltre 900 chilometri. Ti ricordi che all'agosto 14 Reuters ha scritto un articolo dove ha segnato che nei cabinetti di White House si parla di dare a ucraini quelli missili GLSM, quelli che si possono portare da F-16. Quelli missili sono alla distanza differente, cioè quelli massimo, come ho detto, oltre 900 chilometri. Questo che secondo gli ucraini è il massimo che possiamo usare, perché che si tratta di racchetti o di rockets o missili Tomahawk non si parla adesso. Però sappiamo che l'ultima conferma deve essere dal livello politico. A livello politico, quello che rappresenta Joe Biden, presidente statunitense, valuta l'ultima conferma non soltanto con gli scopi dei militari, però ma anche con lo scopo politico, direi geopolitico. Come si potrà cambiare la situazione se gli ucraini avranno questi missili e possono usare il territorio russo? Però diciamo
non c'è, cioè, io vedo nessun problema di usare questi missili perché c'è una misdiscordanza tra come capiamo noi e come si capisce in Russia. Russia sempre dice che territorio ucraino, quello occupato di Kherson, di Zaporizhia Region, di Donbass e di Luhansk, è un territorio russo, come dicono loro, e loro hanno messo questi territori nel Come suo. vorrebbero loro. Sì, come vorrebbero, però io lo spiego dal punto di vista dei russi, per capire bene. Loro hanno messo questi territori nella sua costituzione. Cioè, secondo la sua costituzione, questo territorio russo è su questo territorio. Si usano i missili stranieri, americani, britannici, francesi, italiani, tutto. Però i russi non dicono niente. Perché devono dire se si usano i missili al territorio russo che si, diciamo, oltre Lugansk e Donetsk? Io non vedo la differenza. Dal punto di vista del Cremlino non c'è differenza tra questi territori. Per noi sì, questo territorio ucraino. Però dal punto di vista russo questo territorio russo. Allora, qual è la difficoltà? La difficoltà solo sta nella mentalità, nella strategia, come vede la White House, perché loro sono preoccupati e hanno forse calcolano i pauri o quelle perplessità, quelle che si possono essere dopo quando si useranno questi missili. I russi sempre dicono: allora si cambierà tutto, possiamo dire che la guerra terza mondiale si comincerà, bla bla bla. Ma lo stesso russi hanno detto quando ucraini hanno chiesto F-16, i tanchi Leopard, lo stesso russi hanno detto. Cioè, Ma lo dicevano. dicono dal 24 febbraio 2022. Hanno messo Certo, qualche linea rossa, eccetera, eccetera. sempre Però non ti questi sembra sì. che adesso, proprio adesso, Putin deve giustificare, cioè capire che lui sta combattendo contro la NATO? Non è che in 3 anni non può occupare tutto il Donbass e ha preso solo 20% del territorio ucraino? Adesso cerca di mettere nelle teste russe, soprattutto anche nelle teste del mondo civile, che questa guerra non è l'occupazione dell'Ucraina, questa è guerra contro la NATO. E allora, appena, allora sì, significa che abbiamo iniziato, però White House dice: ma secondo noi non c'è nessun problema. Noi non consideriamo questo fatto, questo atto, come entrare in guerra contro la Russia. Sì, queste sono le coincidenze dei messaggi, quello che o filosofia della guerra, perché i russi dicono sempre che loro lottano contro la NATO, perché Ucraina è il suo territorio, come ex territorio sovietico. È così, loro pensano che questa è la sua proprietà privata e loro fanno come si dice, non guerra, però una special operation per liberare il territorio dagli americani. Cioè è È una totalmente di. copertina, diciamo. Hanno confezionato la guerra con le parole l'operazione speciale. Operazione speciale, diciamo, però tutti sanno che è anche Russia, se vediamo anni precedenti, Russia sempre diceva anche questo, che Ucraina è il territorio sovrano, è il territorio integrato con le sue confini, cioè si rispettava. Però perché Putin ha cambiato questa idea? Se gli altri paesi dicono che il territorio russo è sovrano, e il territorio russo sta nei confini, quelli che si confermano dalla caduta di USSR. Perché adesso Putin cambia l'idea? Cambia perché lui vuole, cioè la sua missione per finire la sua vita con una missione di unire le terre post-sovietici. Questo è il suo modello, questo è il suo come tutti i dittatori nel mondo o precedenti nella storia, sempre vogliono e loro sempre hanno un progetto di vita. Cioè, nonostante di quanti soldi costa, nonostante di quali vita Vite si costa. vita costa, però devono fare questo progetto. Quello riferimento, diciamo,
i nostri colleghi, i nostri amici possono leggere prendendo il libro di Bruce Bueno de Mosquito. Il libro si chiama Dictator's Handbook. E qui si scriva come pensano i dittatori. E Putin sta qua. Cioè, diciamo, non si scrive su Putin, però si scrive come il modello di agire. È quello Modus che operandi. mondus operandi, sì. Così, cioè, lui ha cambiato perché il suo progetto di vita è di rinnovare l'Unione Sovietica. Ti ricordi in 2008, nella conference di Munich, lui ha detto che la tragedia di XX secolo è la caduta di Unione Sovietica, no, la perduta dei 20 milioni delle vite durante la Seconda Guerra Mondiale, però la caduta di Unione Sovietica significa per il Putin che la vita del popolo non fa niente, non c'entra un cazzo, cioè non si calcola. Lui si preoccupa solo quando lui perde petroliferi o infrastrutture militari Soldi. o fa soldi, però, ma anche no, non c'è i soldi, però la vita per lui non fa niente, solo diciamo una malattia come l'idea di rinnovare l'Unione Sovietica. Però tornando, da questo si parla, è quello che capiscono gli americani. Che lui è pazzo, che lui, per esempio, è come si dice, lui è possesso dalla sua idea. E loro cercano di essere molto, molto delicati nei paesi. Si capisce che gli ucraini vogliono prendere tutto con le armi Che perché è il nostro. è il nostro, perché noi perdiamo i nostri soldati, le nostre vite si cambiano anche. Cioè, non si capisce, però guardando alla prospettiva, l'unica possibilità che può, diciamo, fermare Putin nella guerra è sedersi sul tavolo dei negoziati quando lui vedrà che non si può fare la guerra quando tu non hai petroliferi, quando tu non hai infrastrutture militari, quando tu non puoi fare il management della guerra, perché la guerra non significa solo i soldati nella zero line, però anche la logistica delle armi, dei tanchi, di quello che dei missili che lui sta ricevendo da Iran o North Korea. Cioè, quello tutto è la guerra. Però quando lui perde quello che noi cambiamo la logistica, il modello di produrre le armi, lui si fermerà. Perché se noi prendiamo il punto interrogativo, il punto di partenza alla vita del soldato, non si cambierà nulla, perché lui se ne frega della vita dei soldati. Però Taras, allo stesso tempo, negli ultimi tempi, lo stesso Putin sempre si ricorda gli accordi di Istanbul 2022, anche se non ci sono stati questi accordi. Vuole trattare, vuole negoziare e non lo nasconde, però lui non controlla Oblast di Kursk. Come vuole negoziare allora? Vuole fare scambio dei territori oppure come vede? Cioè la visione di Putin qual è? Prima di Kursk lui qualche volta diceva sono negoziati, però la sua negoziazione significa che l'Ucraina deve lasciare i territori tipo Kherson, Zaporizhia, tutto Donbass, deve essere demilitarizzata, significa che diminuire le armi, ma solo il pazzo può credere che questo si può un po' lavorare in questa situazione. Allora, però dopo il Kursk lui ha detto che c'è nessuna negoziazione perché ucraini tipo hanno cambiato le trattative, così bla bla bla. Però ucraini hanno fatto un punto molto, un'azione molto interessante dal punto di vista tattica militare, perché la vittoria nel campo di guerra non significa solo
quando tutta l'arma del tuo avversario è distrutta. No, le vittorie sono piccole durante tutta la guerra, ogni giorno, una settimana. Ma questa era una piccola vittoria degli ucraini perché loro hanno fatto un'azione che non si aspettava in Russia. Cioè, mettere il tuo avversario nel conflitto, nella difficoltà quando lui non aspettava, significa avere una vittoria. E se si guardava prima di tutto, dopo, questa vittoria ha dato un molto forte supporto morale, positivo. Certo, c'è cioè positivo per tutti i soldati e tutto il popolo. Significa che tutto quello che si diceva prima, che i confini della Russia sono i muri che nessuno può rovinare, però si vede che non sono i muri, sono totalmente una roba, diciamo, come un spazio aperto dove si può fare diciamo, un caffettino, una picnic, capito? E nessuno ti fermerà. Cioè, è stata una grande vittoria degli ucraini. Ha fatto vedere a tutto il mondo che si può anche mettere il Putin in difficoltà e lui non aspettava questo. Certo E che adesso spostare loro. quelle linee rosse che sono Sì, diventate un po' certo marroni. che loro si preparano, Russia adesso si preparano per fare una controffensiva in questa zona, però questo significa che loro devono ritrovare le armi dagli altri paesi, dal sud, dal Donbass, per cominciare la sua controffensiva alla Kursk. Cioè, si aspettava che il mito che Putin ha fatto significa che questo mito di Russia grande non esiste. Cioè, la seconda parte della tua domanda significa che se si tratta di negoziazioni, Putin non andrà adesso per fare negoziazioni. Certo, si pensava prima, gli esperti dicevano, che si può cambiare Kursk o Donbass, così via, però queste sono state le voci degli esperti. Non sappiamo Non il vero sono, non è la motivo. posizione ufficiale ucraina. E poi Sì. sappiamo benissimo che nelle prossime settimane sarà presentato Donald Trump e Kamala Harris il piano di Zelensky, il piano di vittoria. E così ora possiamo dire solo che sappiamo che si chiama 4 più 1. Poi in dettaglio ovviamente nessuno si sa, però è un momento molto importante che il piano ucraino sarà presentato sia a Trump sia a Harris, prima che diventassero uno di loro diventasse presidente. Però guarda, un'altra domanda molto di creazione molto importante che ha fatto Erdogan durante il suo video intervento al summit di Crimea che è svolto a Kiev. Lui ha detto che la penisola, cioè parliamo della Crimea ucraina che adesso è occupata dalla parte della Federazione Russa, deve tornare sotto il controllo ucraino. E allo stesso tempo Erdogan porta il suo paese in BRICS, l'alleanza economica con la Federazione Russa. Allora, che gioco fa Erdogan? Erdogan fa il suo gioco semplice, non c'è nessuno, questo non è difficile da capire perché Erdogan si poteva entrare nell'Unione Europea, però ha visto che nessun risultato, allora perché dobbiamo sempre battere con una porta che non si apre mai, allora loro hanno cambiato il suo viso verso sud, verso Cina, verso quei paesi dove loro sono, diciamo, più aperti come l'Europa per Turchia. Io non vedo questo una grande sconfitta o qualche cosa, però io vedo questo cioè il suo gioco di Turchia che vuole essere un paese influente, un paese potente e avere il partner potente nella BRICS. BRICS, come sappiamo, adesso non solo il club di 5 paesi, però può essere che questo club si aprirà per altri paesi e già tanti paesi si hanno confermato che sono interessati di entrare nella BRICS, cioè Egitto, Turchia, Azerbaijan forse sì, cioè,
Arabia Saudita e altri paesi. Cioè, significa che i BRICS si comporta come una grande, può essere come un grande club che entra nel controllo della Cina. Cioè, Cina che è un paese che può controllare e avere un gruppo dei paesi che sono in opposizione del Stati Uniti, di questa unità dei paesi democratici di Stati Uniti. Cioè, BRICS sono un paese, un club dei paesi che la maggior parte di loro sono paesi autocratici, che non supportano le regole della democrazia. Cioè, io non vedo come un grande problema Turchia come un paese forte può vedere e può trovare il suo, diciamo, ruolo internazionale come vuole. Dimmi, ma l'incontro Zelensky-Xi che si aspetta può portare qualche successo per l'Ucraina? Perché vediamo che Xi veramente influenza Putin e la Federazione Russa praticamente è stata indipendente, cioè dipendente dalla Cina e dei soldi cinesi. Guarda, sì, si aspettava che questo incontro, che se si terrà, significa che potrà essere un segno o un passo verso negoziazioni e fermare la guerra, perché Cina ha un impatto forte sulla Russia, però non c'è chiarezza adesso come, perché Zelensky ha detto prima che quello che propone Cina e Brasile è un scherzo, non si può prendere in considerazione questo, perché il modello di pace di Cina significa che la guerra si può fermare in queste linee dove si è finita. Però Zelensky dice che noi siamo interessati di aver liberato tutto il paese dai militari russi. Cioè, non si vede adesso una chiarezza. Cosa significa questo incontro? Vediamo. Tara, sull'ultima domanda. Giorgia Meloni ha detto che la Federazione Russa come ha occupato il 17,8% del territorio ucraino, così durante 3 anni sta sempre ferma su quel posto. Cioè parlare della grandezza russa, vabbè, è inutile perché si vede che non è così proprio grande e prepotente. Zelensky ha chiesto a Meloni di essere mediatrice, ma nel discorso di rinnovare l'Ucraina, ricostruire l'Ucraina, secondo te potrebbe Meloni deve fare un altro gioco, un gioco più importante e aiutare l'Ucraina ad entrare nella comunità europea, visto che in Italia ci sono spesso forti voci di Putin, la propaganda russa è molto attiva. Sì, Meloni, diciamo, ha fatto vedere che si fa vedere come un leader grande del paese, dell'Italia. Si aspettava prima che Meloni sarebbe una amica di filorussa, diciamo così, però non è successo così, perché Meloni supporta e dice sempre importanza di supportare l'Ucraina, nonostante che nella sua coalizione ci sono partiti filorussi. Allora, ruolo grande sì, perché l'Italia lotta per essere primo paese nell'Unione Europea, magari questo, cioè, Germania di Merkel è andata via, cioè, questo è un fatto storico adesso, però la Francia che vuole essere il primo paese, ma l'Italia anche ha la potenza, secondo me. E Meloni, come una donna forte, io vedo che è diciamo, un periodo di storia delle donne forti nel politica internazionale. Cioè, io vedo che potrà essere, non si tratta di ricostruzione del paese, però si tratta di influenza politica, di influenza di quello che capiamo il modello di ruolo dei paesi dell'Unione Europea, perché non c'è, noi abbiamo, cioè, l'Unione Europea è un po' adesso sta soffrendo con paesi, quelli che non supportano l'Unione Europea, cioè dico Ungheria e qualche volta Slovacchia. Come si può fare? Come si può riunire Europa ancora? Cioè, questo Meloni, io vedo che non solo nella freccia di Italia e Unione Europea, ma anche l'impatto geopolitico che l'Italia può avere e può giocare nel mondo.
Taras, ti ringrazio per questa intervista. Grazie a Taras voi. Semenuk, politologo ucraino, è stato sul mio canale YouTube. Ancora una volta ti ringrazio e slavo Ukraini! Grazie. Rem slava.